Bentornati sul canale, oggi andiamo a vedere 5 consigli per iniziare a fare long range nel modo giusto. Prima di cominciare il video voglio ricordarvi di iscrivervi se non siete ancora iscritti e di attivare la campanella. In questo modo rimarrete aggiornati su tutti quelli che sono i prossimi video e ne ho in programma veramente parecchi. Devo solo trovare il tempo di registrarli tutti, comunque appunto cliccate sulla campanella, tenetevi aggiornati perché ci saranno molti contenuti in futuro. Partiamo adesso con il video. Allora, facciamo una piccola introduzione su che cosa intendiamo per long range su dei droni FPV. Per long range su questo tipo di modelli intendiamo dai 2,5 km in su. Poi quanti riuscite a farne sta sicuramente a voi, al vostro setup, a che tipo di soluzioni riuscite a trovare. Ovviamente non raggiungeranno mai quelli che sono i numeri e le distanze di aerei e alle fisse, lì andiamo a parlare di decine di chilometri. Però per long range alla fine si intende anche spingere il modello a quelli che sono i suoi limiti, proprio a livello di distanza. Quindi per questo tipo di modelli, vi dicevo, la fascia è più o meno quella lì, quindi 2,5 km, 3 km, qualcuno con dei buoni setup riesce a fare anche 4 o più chilometri, ma non andiamo a parlare di 10-20 km. Partiamo con i consigli effettivi. Per capire meglio tutto il discorso, mettiamoci nei panni di un pilota che ha già esperienza di droni FPV, quindi attenzione, se siete alle prime armi con questo tipo di droni, lasciate stare il long range, fatevi i vostri voli con dei 5 pollici in un bel prato vicino a voi. Quando sarete più esperti, saprete comandare bene il drone e soprattutto avrete più consapevolezza di quelli che sono i limiti proprio fisici di questi mezzi, quindi a livello di segnale video, radio, di batteria, allora potete iniziare a spingervi un pochino più lontano. Dicevamo quindi, un pilota che ha già esperienza di drone FPV vuole iniziare a spingersi un pochino più in là. Di cosa deve tenere conto? Sicuramente deve partire da che cosa può andare storto. E fondamentalmente le cose che possono andarci storto e farci potenzialmente perdere il drone sono due: perdita di segnale video e perdita di segnale radio, oltre ovviamente alla batteria, ma con un discorso che tratteremo a parte. Quindi il mio primo consiglio riguarda proprio questi due aspetti. In particolare, per quanto riguarda la radio, utilizzate dei moduli a bassa frequenza, quindi Crossfire come nel mio caso, piuttosto che l'R9M se il vostro budget è un pochino più ridotto. Però appunto non usate i 2.4 GHz perché ha una portata molto più ridotta. Qualsiasi di questi due sistemi andrete a scegliere diventa fondamentale come andate a posizionare poi la vostra antenna sul drone. Come potete vedere io l'ho montata in verticale e questa è la posizione migliore in cui la potete mettere. Perché? Perché questo tipo di antenne hanno i loro punti morti che stanno qua sull'asse verticale. Quindi mettendola in questo modo, in qualsiasi direzione andiamo a ruotare il nostro drone rispetto alla trasmittente, che avrà anche lei l'antenna in verticale, come potete vedere i punti morti non si andranno mai ad allineare in questo modo, ma sarà sempre con la ricezione migliore possibile. E questo è assolutamente un aspetto da non sottovalutare, perché avere un ottimo link radio è proprio la base. Sempre restando in tema di antenne, per quanto riguarda invece l'antenna video, la dobbiamo prendere il più lunga possibile. Questo perché? Perché in questo tipo di droni, o meglio per questo tipo di voli, si utilizzano delle batterie che a livello di volume sono molto ingombranti. Quindi cosa succede se abbiamo un'antenna che, mettiamo caso, arriva magari qua? Nel momento in cui andiamo a girare il nostro drone per tornare a casa, la sagoma della batteria va a schermarci l'antenna e questo ci porta a una riduzione ovviamente della qualità del nostro segnale video, in alcuni casi proprio una perdita totale. Quindi anche in questo caso mi raccomando molta attenzione a come andate a posizionare l'antenna. Prendetela il più lunga possibile in modo che sporga al di sopra di quello che è tutto il vostro blocco batteria e GoPro se ne usate una. Parlando invece di batteria, dobbiamo essere sicuri che la batteria che stiamo usando non si scarichi mentre siamo in volo, ovviamente. Quindi, come andiamo a gestire la nostra carica per essere sicuri di tornare sempre a casa? Lo facciamo tenendo conto del fatto che rispetto alla capacità dichiarata sulla nostra batteria ne possiamo utilizzare circa il 70% per il nostro volo. Quindi se abbiamo una 1800 mAh, ne avremo circa 1300 da utilizzare per volare. Come andiamo a suddividere questi mAh tra viaggio d'andata e viaggio di ritorno, dipende da che tipo di ambiente stiamo andando a sorvolare. Se voliamo in piano, faremo ovviamente metà all'andata e metà al ritorno, quindi 650 e 650. Nel caso in cui invece volassimo con una parte in salita e una parte di discesa, dobbiamo tener conto del fatto che la salita di solito consuma molto di più della discesa. Quindi a seconda di quella che è l'effettiva pendenza che andiamo a scalare, avremo una partizione che sarà tra il 60% andata, 40% ritorno e il 70% andata e 30% ritorno nel caso invece di salite abbastanza ripide. Quindi più o meno tenete a mente queste divisioni, studiate il vostro percorso in base a quello,
capite quanti mAh a dedicare alla salita e quanti al ritorno. Ovviamente bisogna avere settato il sensore di corrente e ci sono mille video che vi spiegano come farlo, quindi non sto a spiegarvelo io qua, però appunto è fondamentale avere i dati del consumo di ampere sia a livello di assorbimenti, e questo lo vedremo poi dopo perché è importante, e anche proprio a livello di consumi effettivi che stiamo avendo per poterci quindi regolare su quando sia effettivamente il momento di tornare indietro. Veniamo adesso al terzo consiglio, che è anche quello più importante, ovvero il tempo di volo non serve assolutamente a niente. Questo perché noi stiamo facendo long range, quindi il nostro obiettivo non è volare tanto, il nostro obiettivo è raggiungere la nostra destinazione che sarà a una distanza X. Quindi quando andiamo a pianificare la nostra build, non dobbiamo pianificarla pensando a quanto tempo voglio volare, ma dobbiamo pensarla sulla base di dove voglio arrivare. Per avere una stima di quella che può essere la distanza massima percorribile da un certo setup, c'è un'equazione molto semplice che è distanza massima uguale a mAh effettivamente disponibili, quindi quel famoso 70% di cui parlavamo prima, per la velocità del nostro modello diviso i suoi consumi. Quindi, che cosa vuol dire poi effettivamente trovare la giusta formula per quello che vuole essere il nostro setup? Vuol dire trovare il giusto compromesso tra una batteria abbastanza grossa ma che non vada ad appesantire troppo il modello, perché in quel caso aumenterebbe i consumi, e il giusto setup motore eliche, la giusta combinazione motore eliche che ci permette di volare alla velocità a cui noi vogliamo volare senza però aumentare troppo i consumi. Ricordatevi sempre che l'obiettivo è tenere i consumi bassi, quindi i consumi sono dati appunto da la coppia motore elica, che deve essere efficiente, quindi ad ogni elica dovete abbinare dei motori appropriati, quindi non usate di 2207 su delle pale da 7 pollici, per esempio, usate dei motori che diventano sempre più grossi man mano che andate ad aumentare la dimensione dell'elica. La batteria. Non sempre usare una batteria da 100-120C vi aiuta, perché una batteria con capacità di scarica così grande, oltre al fatto che non vi serve, pesa di più, quindi pesando di più tutto il modello va ad aumentarvi i consumi. Quando scegliete il telaio stessa cosa, il telaio deve essere solido perché altrimenti partite il vento e va incontro a vibrazioni, ma non deve essere un mattone, perché se diventa un mattone poi ovviamente il setup completo pesa tanto e andrete a perdere in efficienza. Quindi dovete trovare un equilibrio tra tutti questi parametri. Ora, per farvi un esempio, vi faccio vedere questo che è il mio setup e vi spiego brevemente come l'ho pensato. Allora, questo è un 6 pollici, ok? Quindi abbastanza standard, neanche troppo grosso, e la particolarità di questo setup è che su un 6 pollici, quindi compare appunto da 6 pollici, ho montato dei motori 2507, che sono solitamente motori per pale da 7 pollici. Questo perché a me piace volare veloce e mi piace utilizzare le Azure 6145, che sono delle pale abbastanza spinte. Quindi avevo bisogno di motori che mi permettessero di far girare quelle eliche a una determinata velocità senza avere consumi elevati. In precedenza avevo i 2207 e i consumi erano veramente alti, soprattutto in condizioni di basse temperature, dove quindi la batteria patisce anche di più a scaricare, diciamo, una grossa quantità di corrente, andavano proprio giù veramente in fretta. Invece con questi mi è capitato di volare anche sotto zero e assolutamente nessun problema, sono proprio andato tutto liscio e non ha perso così tanto in prestazioni come faceva invece con gli altri motori. Parlando effettivamente di numeri, questo modello ha 5S, quindi devo ancora provarlo a 6S e dovrei riuscire ad aumentare ancora un po' l'efficienza. Comunque questo modello ha 5S a circa 70 km orari, che è la velocità che ho quando vado in salita, perché come vi dicevo a me piace volare forte, consuma circa 30-35 A tra tutti e quattro i motori. Quindi capite che comunque è un setup abbastanza efficiente. E se tornate ai calcoli di prima, tenendo conto che io alla salita di solito dedico circa 900 mAh dei 1300 disponibili, facendo i calcoli vedete che la distanza viene circa 2,2 km, che è esattamente quello che io vado a percorrere con questo mezzo. Se fate gli stessi calcoli per la discesa, in discesa vado a circa i 90 all'ora perché di solito proprio sgaso giù dalle creste, 90 km orari, il consumo scende a circa 20 A, quindi facendo anche lì i conti con i 400 mAh rimanenti, vedete che anche lì più o meno siamo sui 2,2 km. Quindi non sono calcoli che ho fatto prima, questi sono calcoli che ho fatto poi dopo, a dirla tutta come conferma di quella che erano, di quelle che erano le effettive prestazioni del mezzo, però li avessi fatti prima probabilmente sarei subito andato per questi motori invece che passare per i 2207. Quei 2207 i miei consumi si aggiravano sui 40-45 A e capite bene che è una grossa differenza. E il prossimo passo che farò infatti sarà passare a 6S in modo da diminuire ancora di più i consumi, perché a voltaggio maggiore
la sua prima equivalente scende a parità di potenza, e quindi con le 6S mi aspetto, stando ai calcoli che questa volta ho fatto, a meno che non ci sia un netto aumento del peso, di guadagnare circa altri 300-400 metri di range, che vuol dire iniziare ad andare verso i 3 km e già diventa interessante. Non ho necessità di andare oltre, capite bene? Quindi il mio setup io non l'ho pensato per fare chissà che distanze, volare chissà quanto. Io sto in aria 4 o 5 minuti, non di più, però arrivo dove voglio arrivare e a me basta quello. E questo deve valere anche per voi, quindi non state a farvi veramente troppi pensieri su quanto vola il vostro mezzo. Volete arrivare in un punto, cioè arrivate, boom, basta, il vostro setup va bene. Non ha senso veramente perdere la testa a cercare di limare ogni grammo e tutto, perché non è necessario a volte. Dipende veramente da quelle che sono le vostre esigenze. Passiamo adesso al consiglio numero 4, e questo è un altro abbastanza importante, ovvero pianificate sempre i vostri voli. Non andate mai a volare senza aver dato almeno un'occhiata a quelle che sono le possibili linee, a come è il terreno. Abbiate sempre un'idea di cosa vi aspetta. Perché vi dico questo? Perché, visto che utilizziamo un sistema video analogico, vogliamo avere sempre, ripeto, sempre il drone in VLOS. Ok? Quindi anche se abbiamo gli occhiali FPV, quindi direttamente non lo vediamo, però se non li avessimo, il drone deve sempre rimanere in un punto che noi riusciamo a vedere. Questo perché ci dà la certezza, quindi, di non perdere il segnale video. Ed è molto importante, perché se siete a 3 km e perdete il segnale video, è un problema. Perché sì che avete GPS Rescue, ma come sapete è uno strumento di emergenza e quindi è bene non usarlo. Come facciamo a pianificare il nostro percorso in maniera corretta? Io solitamente articolo questa cosa in due fasi. Una prima fase al computer, quindi apro Google Earth, mi cerco la località dove voglio andare a volare, mi inizio a guardare qualche linea, qualche posto mi potrebbe piacere, usando anche delle foto sferiche, tipo Street View, quelle cose così, e una volta che trovo i punti di interesse, inizio a calcolarmi le distanze rispetto al punto da cui voglio partire io, e vedo se le distanze sono fattibili. E qua viene utile appunto il calcolo che abbiamo fatto al punto precedente, quindi abbiamo più o meno una stima di quanto può volare il nostro drone, benissimo. Allora vediamo quanto dista questo punto da dove voglio partire, quell'altro punto e così via. Una volta che abbiamo visto quali punti sono effettivamente raggiungibili, per ognuno di questi andiamo a cercarci un percorso che ci permetta di tenere la VLOS. E quindi questo cosa vuol dire? Che magari c'è una cresta, benissimo, dove la devo percorrere? A sinistra o a destra per evitare di perdere il segnale video? Quel piccolo giro a sinistra o a destra per avere la VLOS e così via, e ci facciamo una sorta di schemino mentale sia per il viaggio d'andata che per il viaggio di ritorno di ogni percorso. Una volta arrivati sul posto, poi ci perdiamo una buona mezz'oretta a proprio guardare e ricontrollare le linee fatte al computer lì sul posto, proprio per controllare che non ci siamo persi delle cose, che effettivamente siano fattibili come avevamo pensato. E anche lì ci ripetiamo, bene, quella cresta sulla sinistra o sulla destra, quindi se è andata devo fare sulla sinistra per non perdere video, al ritorno devo ricordarmi di tenerla sulla destra. Quel picco, da che parte lo aggiro? Di qua, perfetto. Lì devo stare attento perché se mi abbasso troppo perdo il video, stesso discorso. Quindi ogni punto del vostro percorso deve essere in un modo o nell'altro, quindi o l'avete visto prima o l'avete magari visto anche direttamente sul posto, perché magari arrivate lì e vedete una linea nuova, però il principio è lo stesso. In ogni punto del vostro percorso voi sapete esattamente cosa fare e dove tenervi e qual è la posizione migliore per avere segnale video e radio e non rischiare di avere dei blackout. Questo è fondamentale ed è uno dei motivi per cui vi dicevo che il long range non è per tutti, o meglio, non è per i principianti, perché dovete avere una certa esperienza e una certa, proprio un certo modo di pensare su proprio come impostare le linee. Queste sono cose che ovviamente si acquisiscono con l'esperienza e andando a conoscere quelli che sono gli effettivi limiti del nostro segnale di trasmissione video e anche ovviamente segnale radio, stesso discorso. E un'altra cosa, ovviamente, se vedete che state iniziando ad andare oltre con i mAh, che magari avete già sforato di 50 mAh, quello che era la stima fatta per l'andata, tornate indietro, non state a rischiare, perché rimanere senza batteria vi si spegne il drone e finisce tutto giù. Quindi per questo io vi dico comunque, dove è possibile cercate sempre, dico sempre, di calcolarvi prima le distanze su Google e poi di andare a volare, perché magari sprecate una batteria cercando di raggiungere un picco che avete visto lì sul posto e poi invece sta a 4-5 km, capite bene che avete buttato una lipo. E di solito non se ne hanno molte da fare per questo tipo di volo. Quindi, di solito, appunto, preparazione in due fasi, Google Earth, Google Maps, quello che volete, e poi conferma sul posto. Passiamo adesso all'ultimo punto, ovvero abbiate sempre con voi uno spotter. Questo perché lo spotter vi può aiutare tantissimo a identificare eventuali ostacoli a cui non state facendo caso perché siete concentrati sulla vostra linea,
può aiutarvi a controllare che stiate effettivamente seguendo quello che è il vostro percorso. Quindi, non so, c'è la crista, appunto, dovevate seguire la sinistra, la state impostando sulla destra, lui ve lo può far notare, cose di questo tipo. Inoltre, magari andiamo a perdere quello che è il segnale del GPS, quindi andiamo a perdere la freccia home, e senza la freccia home magari trovare casa non è proprio semplicissimo, e quindi anche qua sono altri due occhi che possono aiutarci a trovare dei riferimenti e darci una mano a tornare indietro. Inoltre, ultimo punto, che si spera non succeda mai, ma nel caso in cui il drone cadesse, sono altri due occhi che vedono il punto di caduta e che possono aiutarci quindi a identificare il luogo dell'impatto e eventualmente provare a pianificare un recupero. E poi parliamoci chiaro, volare in 2-3 è sempre più divertente che volare da soli. C'è un ultimo consiglio che voglio darvi, e questo è proprio mio personale, ed è quello di non avere fretta. È un mondo, quello del long range, che ha bisogno di essere approcciato con calma per gradi, quindi non è che prendete il vostro drone e bam, lo mandate subito a 3 km, perché le possibilità di perderlo sono veramente alte. E poi, nel caso appunto si vada a perdere un drone così, con anche la GoPro e tutto, magari si cade poi nello sconforto e si abbandona tutto. Quando invece, se presa per gradi, la cosa poi dà veramente molte molte soddisfazioni. Quindi appunto il mio consiglio è questo. Partite per gradi, quindi andate i primi voli a 500 metri, poi fate un chilometro e mezzo, 2 km, con calma, no? In modo anche da capire quelli che sono proprio i limiti del vostro mezzo, sia a livello di autonomia, che non so, magari c'è più vento, capire come si comporta. Fa più freddo, capire come reagisce la batteria a quella temperatura, cose di questo tipo. Sono tutte cose che non si possono imparare su dei libri o su internet, sono cose che si acquisiscono sul campo con tanta tanta esperienza. Quindi serve quella, quindi andate con molta calma e siate prevenuti. Anche qua poi, quando andate a scegliere le vostre linee, non so, magari c'è una bella fessura tra due rocce e sarebbe bellissimo farla, ma se andate lì dentro avete serie possibilità di perdere segnali video, valutate bene se farla, valutate bene, perché la linea che ci separa tra la ripresa della vita e perdere il mezzo è molto molto sottile, quindi o veramente avete piena consapevolezza di quello che state facendo e sapete esattamente in quale punto rischiate di perdere il video, oppure lasciate stare, perché come dicevo appunto basta veramente poco. Quindi prendetela con calma, un passo alla volta, senza fretta, e vedrete che questo mondo del long range vi darà veramente molte molte soddisfazioni. Quindi il video finisce qui, se l'avete trovato utile fatemelo sapere con un bel mi piace, commentate qui sotto scrivendomi appunto se il video vi è servito, se avete qualunque altra domanda, assolutamente fatemelo sapere anche su Instagram, su Facebook, io cerco sempre di rispondere a tutti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanella, mi raccomando, così rimanete sempre aggiornati su tutto. Detto questo, io direi che vi do appuntamento al prossimo video.